Mare che muove le cose, l'ultimo lavoro dell'attore Nando Paone che gli è valso il premio e noi dovremmo avere collegato con noi proprio Nando Paone. Buon pomeriggio Paone e grazie per essere con noi. Buon pomeriggio, grazie a voi dell'invito, un saluto a tutti. Lei che è un'eccellenza puteolana ha ricevuto questo prestigioso premio. Sì, ne vado molto fiero, è uno dei premi ai quali tengo di più perché chi mi conosce sa che non accetto molto facilmente, di partecipare a cortometraggi, tanto è vero che questo è il primo di una lunga serie di offerte, il primo che ho deciso di accettare perché il regista, l'autore Lorenzo Marinelli, mi ha folgorato con la sua idea, con la sua scrittura. Ed è un regista anche molto valido dal punto di vista dell'immagine e ha ricevuto tanti premi, un altro omologo a questo qui in Spagna mi diceva proprio ieri che siamo a 18 premi e alla partecipazione di più di 30 rassegne, insomma, festival nel mondo, in Europa, per essere più precisi. Bene, bene, bene. E quali saranno, se ci può dare, come dire, una chicca, qualche anticipazione, i suoi prossimi lavori? Ah, dunque, è molto nutrita la mia prossima stagione perché ora sto per partire con il riallestimento di uno spettacolo che si chiama Aspettando Re Lear, che è un focus sul Re Lear di Shakespeare, riscritto da Tommaso Mattei, con protagonista e regista Alessandro Preziosi, che ho affiancato già qualche anno fa in una memorabile edizione del Don Giovanni di Molière. Poi sarò al Teatro Nuovo con un monologo, sarò il 9 e il 10 dicembre al Teatro Nuovo con un monologo scritto da Fabio Pisano per la regia di Davide Iodice che si chiama Sagoma, monologo per luce sola. Mi accompagna in scena il giovane attore Matteo Biccari e successivamente sarò a febbraio al Teatro San Nazzaro con La lezione di Ionesco con la regia di Antonio Calenda, poi tante altre cose che sono in calderone ma non ancora diciamo ufficializzate, una fra tutti dovrebbe essere confermata l'inizio della lavorazione della terza stagione di Mina Settembre. Bene così, Paone, io la ringrazio e le auguro una buona giornata. Grazie, grazie a voi dell'invito, saluto a tutti. Bene così, ora ci separiamo.